Bentrovati amici sportivi di Studio 98, fedelissimi di Zona Sport, ultima puntata del 2013 con la nostra fortunata trasmissione, sempre in crescita di anno in anno, un nuovo appuntamento da non perdere come sempre insieme ai nostri ospiti che contribuiranno al commento, al dibattito di questo weekend sportivo che ci siamo lasciati appena alle spalle. Vado subito a presentare gli ospiti di questa puntata. Ritorna nei nostri studi Mimmo Catuara, storico dirigente del Raffadali. Questo Raffadali in forte ripresa alla ricerca di una salvezza miracolosa. Buona serata Mimmo, grazie per essere qui. Grazie a te. E poi per la prima volta qui a Studio 98, non a Studio 98, meglio a Zona Sport, perché a Studio 98 c'è già stato diverse volte, il collega giornalista Roger Fiorentino, grazie per essere qui, esperto di calcio e non solo, quindi loro due quest'oggi ci faranno lieta compagnia per chiudere questo 2013. La scaletta: Acragas Noto e Città di Messina Savoia per quanto riguarda la Serie D, per l'eccellenza Camarat Alcamo, Profavara Rocca di Caprileone e Marsala Gemini. Vi ricordo anche le nostre coordinate che potete sfruttare quando meglio vi pare, trs98.it, dove trovate tutti i risultati già nel tardo pomeriggio della domenica, e telestudio98@libero.it. Bene, andiamo con ordine, iniziamo con il calcio, la Serie D. Naturalmente nel corso della trasmissione avremo anche risultati di basket e volley. La Serie D, l'Acragas passeggia sul Baby Noto. Facile vittoria degli uomini di Pino Rigoli, che hanno schiacciato all'Esseneto con un secco 7-0 la formazione juniores del Noto, che ha mandato in campo anche un sedicenne. I biancoazzurri si portano a meno 3 dalla capolista Savoia, che a tempo scaduto ha strappato un punto al Città di Messina, al Celeste, rimontando appunto da 3-0 a 3-3. Può considerarsi una giornata positiva quella di ieri per i colori bianco-azzurri. Facile la gara, pura formalità, puro allenamento, e poi anche questo risultato favorevole che arriva dal Celeste di Messina. Assolutamente sì, l'importante era rimettersi in corsa verso un campionato che non cenna essere entusiasmante, più entusiasmante che mai. Il buon risultato e soprattutto il pareggio del Savoia al Celeste di Messina, che non fa altro che accorciare la distanza tra la diretta concorrente Savoia. L'Acragas si riprende dopo qualche battuta di arresto in Coppa Italia, ma già prima con il pareggio in casa con il Torrecuso, quindi risultato eccezionale prima delle vacanze natalizie. Credo che il gruppo sia integro, con i nuovi acquisti si può davvero puntare in alto. Mimmo! Io penso pure, come dite, nel calcio può capitare qualche battuta d'arresto, però nessuno può mettere in discussione il valore tecnico dell'Acragas di quest'anno. Tra l'altro è stata anche le circostanze favorevoli, l'Acragas che ritorna a vincere, il Savoia che pareggia, sono dei segnali che fanno ben sperare. Io ci credo fermamente che Rigoli finalmente inizia a parlare anche lui di Serie C, che meritiamo, e che Agrigento una piazza che aspetta da tantissimo tempo. Ed è anche la dimostrazione come questo campionato non sia per nulla facile e scontato, perché il Savoia, che trova delle enormi difficoltà, come tra poco vedremo, al Celeste di Messina, poteva anche chiuderla. Il Messina sul 3-1 ha avuto una ghiotta occasione su contropiede. Città di Messina è al quintultimo posto, certamente una formazione non irresistibile, ma sappiamo bene come queste formazioni cosiddette cuscinetto rendono cara la pelle, specie adesso. Questo, chi conosce il calcio sa benissimo che ci sono le squadre che poi alla fine in campo ti danno molto di più rispetto a quello che qualcuno pensa dallo spogliatoio. Io credo che
questo campionato. Spero solo, come dire, che non venga falsato da tutto quello che si dice, da tutti questi ritiri che ci potrebbero essere, perché dobbiamo riflettere, è un bel campionato, può succedere di tutto, però, come dire, se si ritirano 3-4 squadre, specialmente le squadre siciliane, io credo che alla fine vi sia un campionato un po' falsato rispetto a quello che era, di come si era partito all'inizio. Io voglio sperare che tutte queste società possano superare anche con difficoltà questo momento di grave crisi economica che si vive in tutti i settori dell'amministrazione, della vita di ogni giorno e che quindi anche nel calcio ne risente. Io credo che, come dire, là bisogna fare un mea culpa un po' anche a tutti i dirigenti che negli anni passati abbiamo un po' sciafatto e che oggi, come dire, tutti i nodi vengano a pettine. Oggi abbiamo tutta una serie di gente abituata a vivere nel giro del mondo del calcio in una determinata maniera, anche nelle nostre piazze, nei nostri tornei di Serie D, di eccellenza, di promozione, ma che sono, come dire, vivono fuori dal mondo reale. Allora dovremmo fermarci tutti, riflettere un pochettino e vedere quella che è la vita di tutti i giorni, dove c'era veramente la difficoltà di tante famiglie a tirare avanti, dove tante famiglie tirano avanti con la solidarietà delle parrocchie o di quant'altro, e quindi capire, come dire, che dobbiamo un po' fermarci tutti e tornare veramente a quelli che erano il valore del calcio di una volta. Mi piace Mimmo che si mette in prima persona. Abbiamo strafatto, visto che ormai uno storico dirigente che da tanti anni conosce questo ambiente e questo settore che è calcio. Tra poco parliamo anche dei probabili e possibili ritiri di queste squadre di cui parla Mimmo Catuara. Prima vediamo gli highlights di Akragas Noto. Ottimo tempestivo colpo di testa con l'Akragas. Ancora Asensio a gol al 39esimo secondo dell'incontro. Asensio buca la porta, ha trovato un varco. Ragazzi, c'è l'intervento su Vindini a Sarita, poi ancora un tocco in avanti, rilancia su Arena, buono il controllo, Arena ancora di fronte a sé il portiere, poi cede la palla verso Saraniti, la testa, mette sul secondo palo, c'è Arena che calcia, ancora una battuta. Asensio recupera la palla intanto, con Asensio ancora nella rigore, Asensio il tiro su Saraniti che sbaglia, facilita parecchio, attenzione, sbaglia Aprile. Ne approfitta Paolino che va a recuperare la palla. Paolino il tiro, la parata a terra di Zelletta, la corsa di Savonarola, entra in area. Savonarola ancora un tocco all'indietro e poi il tocco di Saraniti, l'appoggio di Saraniti. Savonarola esce bene, Savonarola controlla, Savonarola ancora si sposta, il tiro alla rete. Arena cerca di entrare in area, Arena il tiro alla rete per lui. 4-0, praticamente non c'è più storia, non c'è più partita. L'Akragas mantiene il possesso palla, rete per lui, in mezzo c'è De Rossi a terra, rigore. Savonarola la corsa, il tiro, la rete. Vitale in aria, palla a mezzo, c'è il tocco di Saraniti per il 6-0. Vitale in aria, Vitale, la settima rete, la prima con la maglia biancazzurra per Ciccio Vitale, riceve l'applauso. Bene, rientriamo in studio. Dunque, Asensio, doppietta Saraniti, doppietta Savonarola. Arena è anche il nuovo arrivato Vitale, bagna nei migliori dei modi il suo debutto con l'Akragas. Roger, tu hai seguito questa gara? Sì, l'ho seguita, è stata comunque una buona gara, soprattutto di sport, perché è da sottolineare come il pubblico agrigentino ha comunque sostenuto paradossalmente il Noto e questi ragazzi un po' giù con l'età.
che comunque sono voluti confrontare con il gigante Agrias. Bella, bella comunque partita, dimostrazione di grande sport, in spolvero anche il nuovo acquisto, come dicevi Ciccio Vitale, che andrà a rimpinguare la rosa sostituendo appieno Bonaffini, è una grave perdita che c'è stata qualche settimana fa, però diciamo che Vitale punta a non farlo rimpiangere, è un giocatore che rispetto a Bonaffini ha nel sangue qualche gol in più, è un po' meno di contenimento, però probabilmente si riuscirà, grazie a Vitale e i nuovi acquisti, anche Nassi, ex Licata, ex Ancona, Brescia, Mantova, eccetera, a dare quella spinta in più verso la C. Diciamo che la dirigenza è arrivata a questo momento, non ha voluto più far mistero dell'unico obiettivo che è rimasto quest'anno. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia col Pomigliano si punta direttamente alla Serie C senza se e senza ma, sul fiato, sul collo del Savoia, che prima o poi si auspica possa cedere come ha ceduto, possa inceppare come è successo col Messina. E come dicevi tu, veramente non c'è nessuna squadra minore in Serie D, perché tutti venderanno cara la pelle, e soprattutto succede una cosa, che nella seconda parte del campionato tutte le squadre è come se partissero da zero, perché le rose cambiano e chi è ultima veramente può arrivare a fare playoff. La Vibonese sta dimostrando un'eccellenza. Sì, esattamente. Bonaffini, a proposito, che ieri ha ricevuto la sua bella porzione di applausi all'Esteneto, dove ha assistito alla gara della sua squadra, e anche questo è importante, l'affetto che si dimostra nei confronti del proprio atleta che sta vivendo un momento di sofferenza, diciamo così. Sì, c'è un Agrigento matura, è una tifoseria matura, una curva che non smette mai di essere vicina ai propri beniamini, ai propri big. E forse questo è il segreto del gruppo agracantino. Cioè non c'è il sostegno solamente di una buona società e di un ottimo allenatore, ma di una piazza che diciamo, dopo alcuni anni si stringe in maniera lodevole attorno alla squadra. E questo potrà fare la differenza. In casa Noto non si fanno drammi per questa sconfitta preventivata, naturalmente il Noto è sicuro che riuscirà a salvarsi nonostante questo brutto periodo che sta attraversando. E Mimmo Catuara, poco fa, prima di vedere gli highlights di Agrias Noto, ha anticipato un tema che adesso vorrei riprendere: la situazione di talune squadre in grosse difficoltà economiche denotano naturalmente il periodo di magra, di recessione economica. Noto, Licata, Ragusa sono tre grosse formazioni, tre grossi blasoni che rischiano di non portare a termine questo torneo. Come giustamente da te ribadito, bisogna fare un passo indietro. Nicola, bisogna capire che viviamo in un momento di difficoltà, di crisi economica, che è quella che è. Allora bisogna capire, come dire, che non ci possono essere tutti gli sprechi di qualche anno fa, bisogna che tutti ci fermiamo, riflettiamo e che come dire, possa venire fuori anche quella che è il campanilismo, l'attaccamento ai colori. Io lo vedo sulla mia esperienza, non voglio parlare di altro, io da parecchi anni che mi occupo di calcio a Raffadale lo sto vivendo, come dire. Oggi noi siamo partiti in una determinata situazione con un sacco di ragazze di Raffadale e che oggi, come dire, hanno fatto scelte diverse solo perché noi non riuscivamo a dare delle soddisfazioni soddisfacenti, scusatemi il termine, rispetto alle loro aspettative di qualche rimborso spese. Allora qua vengono stravolte, sono stati stravolti nel tempo quelli che sono i valori che dovrebbero essere nel calcio, i valori specialmente nel calcio dilettantistico, dell'accattamento. Come dire, quando ero ragazzino io era un piacere giocare per i colori, per la maglia del Raffadale, essere nella squadra del proprio paese. Oggi questo non esiste più, perché se c'è un altro paese limitrofo che ti dà un rimborso spese un po' più gratificante, cioè non capisci più nulla. Allora poi ti trovi, come dire, con queste difficoltà. Allora io credo, come dire, anche noi abbiamo fatto anche la scelta, quest'anno abbiamo investito tantissimo sui ragazzini, su una scuola calcio che sta dando i suoi frutti.
sperando, come dire, di trovare tutta una serie di soluzioni all'interno di quello che è il paese. Però io credo che nell'eccellenza, nella promozione, non si possono fare anche in Serie D. Noi viviamo, come dire, l'Acragas, perché non ha problemi l'Acragas? Perché ha avuto la fortuna di avere trovato uno sponsor ad altissimi livelli, perché se noi facessimo un ragionamento condotto e togliamo all'Acragas, alla città di Agrigento, lo sponsor Enel, non credo, come dire, che forse ci troveremmo così in alto o saremmo, come dire, così tranquilli come lo siamo anche, oggi. Anche se l'anno scorso, anche forse se, qualcosa cambia, no, l'eccellenza ma l'eccellenza è completamente diversa rispetto alla Serie D. Perché, come dire, non ci sono le trasferte, i costi sono di meno, e la fideiussione, cioè tutta una serie, sono due mondi completamente diversi l'eccellenza dalla Serie D. Allora io dico, ritornando a quello che, per ritornare sulle mie cose e non parlare delle cose degli altri, e cioè, come dire, io credo che nel calcio dilettantistico, fermandomi all'eccellenza, mettendo la Serie D, come dire, da parte, bisognerebbe veramente tornare a quelli che sono i valori reali dell'accattaccamento, del campanilismo, cercando, come dire, veramente tutti i dirigenti di non strafare, perché poi ci lasciamo strafare un po' tutti. Io vedo anche quest'anno, noi siamo partiti in una determinata maniera all'inizio, e lo diceva Roger poc'anzi, tra il girone di andata e il girone del ritorno sono due campionati completamente diversi l'uno dall'altro. Io l'ho vissuto anni fa in promozione, e eravamo gli ultimi. Nel girone di ritorno abbiamo fatto più punti di della capolista, e quindi poi ci siamo salvati facendo i play-out. Allora c'erano due risultati, non in casa, avevamo il pareggio e la vittoria, sì. E allora i play-out erano in questo modo. Quindi, come dire, bisogna veramente tornare, fermarci tutti, specialmente la dirigenza, ragionare e se tutti troviamo una soluzione in modo da contenere anche le spese rispetto a quello che c'è. Anche la Lega dovrebbe anche fermarsi un po', perché tra spese di iscrizione, spese di juniores, spese di multe, è diventato anche soso affrontare questo campionato. Tra l'altro non c'è più, è difficile trovare anche un minimo di contributo da qualsiasi soggetto pubblico, mi riferisco ai comuni, mentre una volta i comuni, come dire, si caricavano un po' delle spese, oggi non esiste più, perché hanno ragione, come dire, hanno ragione da vendere. Allora fermiamoci tutti, facciamo un ragionamento molto più complessivo, vediamo quello che si deve fare con il calcio dilettantistico, perché sì, forse è giusto quello dei juniores, però sarebbe, credo, anche opportuno mettere qualche altro elemento che serva a frenare, come dire, la ricerca di giocatori, se così si possa dire, fuori dal confine provinciale, cioè per cercare, come dire, di dare una regolamentata a tutto il sistema. Al Città di Messina non basta la tripletta di Maurizio Vella, da 3-0 il Savoia di Feola in pieno recupero agguanta il 3-3 con Scarpa, Bizzarro e un'auto rete. Vediamoli gli highlights, c'è veramente da divertirsi, perché ieri Maurizio Vella sembrava un cecchino con una mira davvero poderosa. Vediamo. Giuseppe Costa, il numero 18, Giovanni Pino, il numero 19, Alessandro Fulacapane, il numero 20, Samuel Portovenero, allenatore signor Antonino Panarello. Oh,
mettiamo in 10, no? Poi alla fine, giusto, ok, perfetto. Grazie, buona volta, grazie. Quasi quasi il Savoia credeva anche alla rimonta completa, a quel punto infatti acceleravano alcuni loro giocatori di voler riprendere il gioco per tentare magari il sorpasso, il 4-3. Roger, essere capolista significa anche questo, non arrendersi mai e riprendersi una partita ormai quasi andata via. Che sembrava persa, una partita che sembrava persa, recuperata per i capelli fino alla fine, ma lì ovviamente esce fuori non solo la professionalità di certi giocatori che fino alla fine ci credono, ma anche la buona amalgama della squadra ben costruita da Feola, ovviamente una squadra che potrebbe militare tranquillamente in Lega Pro, il Savoia. Quindi un Messina che ha fatto quel che ha potuto fino alla fine, era riuscito a mettere dentro tre reti, ma che si è fatta recuperare. Io però con i numeri vorrei far capire come Savoia riesce sempre nella seconda parte delle partite a riacciuffare il risultato. Questa è, mi sembra, la quarta volta che riesce, e quindi dico è un Savoia diesel, un Savoia che magari nei primi minuti ha qualche problemino nella gestione del match, ma poi recupera anche allicato ultimamente, sì. Giocava contro dei ragazzini, però abbiamo visto che il primo gol è arrivato praticamente a tempo scaduto, al 45esimo del primo tempo, e avevano davanti, dico, dei 17enni, eppure poi durante il secondo tempo hanno fatto il risultato. Sono i classici campioni che magari affrontano bene, in maniera rilassata quella gara, poi... Assolutamente, poi tirano fuori certe volte ho l'impressione che non vogliano nemmeno strafare, però quando decidono di posizionare il pulsantino, la leva sull'on anziché sull'off, non ce n'è per nessuno. Roger, per chiudere il discorso Serie D, poi magari lo riprenderemo al termine di questa puntata, a proposito di quello che diceva poco fa Mimmo Catuara su queste squadre in difficoltà, sul fattore che bisognerebbe fare un passo indietro un po' tutti quanti, cioè coloro i quali che gravitano attorno all'ambiente calcistico, questo torneo di Serie D può essere considerato un campionato falsato, visto che è Licata ormai da molte partite gioca con gli juniores, altrettanto il noto come anche Ragusa che ha smantellato completamente, campionato falsato o no? Probabilmente con un pizzico di amarezza devo dire di sì, purtroppo lì però anche le società devono essere brave, inizio campionato, a non farsi prendere dall'entusiasmo dell'iscrizione immediata in una serie come quella D, che invece comporta degli esborsi notevoli durante il campionato, quindi pesare bene che dispendio economico ci può essere dall'inizio fino alla fine della stagione. E obiettivamente adesso è brutto vedere un Licata che può essere radiata se domenica prossima, per esempio, non si... No, secondo me domenica prossima la ripresa si ripresenteranno nuovamente con gli juniores e poi... Però già la quarta volta si rischia la radiazione. Ora, dico, è veramente brutto. Purtroppo c'è un indice negativo per tutte le siciliane, a parte l'Aras, quindi il Ragusa è noto. Io spero nella ripresa e nel buon senso di qualcuno in città, nella dirigenza, se si può, di rialzare la china.
Certo è, bisogna gestire bene e far bene i conti, far bene i conti e forse investire più, e qui mi riallaccio al discorso di Catuara, sulle primavere, sul settore giovanile, perché è logico che un calciatore che cresce nel vivaio della propria città possa essere assorbito a costi minori rispetto a un campione che io devo andare a prendere dalla Campania, reinserirlo in un tessuto sociale diverso e poi ovviamente pagarlo anche bene, perché comunque sta, vive, svolge il proprio lavoro a 1000 chilometri di distanza e giustamente ha le proprie pretese. Quindi il segreto può essere reinvestire sul proprio territorio, in questo specifico caso nel settore giovanile. Giro di boa anche per il torneo di Serie D, quella di ieri era l'ultima del girone di andata, vediamoli allora i risultati. Acragas Noto 7-0, Battipagliese Orlandina 2-1, Città di Messina Savoia 3-3, Comprensorio Montalto Interreggio 2-0, Due Torri Pomigliano 0-0, Licata Cavese 0-5 e... Nuova Gioiese Agropoli è 1-2, non 2-1. Ieri fino a tarda sera molti siti davano il risultato in favore della Nuova Gioiese, ma la Nuova Gioiese, la formazione Gioia Tauro, ha perso in casa con l'Agropoli 2-1, e c'è anche un errore nella grafica dovuto al fatto che appunto non sapevamo da quale fonte attingere, poi ci siamo accertati dal sito della Nuova Gioiese che hanno perso. Ragusa Vibonese 0-2, Rende Torre Cuso 1-1. Allora la classifica: Savoia 43, Acragas 40, Nuova Gioiese 32, Cavese Torre Cuso 30, Battipagliese 27, Agropoli 26, Comprensorio Montalto 25, Orlandina Pomigliano Noto 24, Interreggio 22, Due Torri 19, Città di Messina 15, Rende 11, Vibonese 9, Ragusa 5, Licata 4 punti. Prossimo turno si riprende dopo la sosta natalizia il 5 di gennaio 2014, Acragas ancora in casa, l'Esseneto contro il Pomigliano, formazione che conosce bene per aver già affrontato sia in campionato dove è andata bene con la vittoria di misura, ma in Coppa c'è stata l'amara eliminazione attraverso i rigori. E il Pomigliano è un avversario assolutamente da non sottovalutare anche alla ripresa del campionato, formazione tosta, ne parleremo poi più in là. Battipagliese Ragusa, Città di Messina Interreggio, derby dello stretto, Comprensorio Montalto Noto, Due Torri Agropoli, Licata Orlandina, vedremo qui come finirà, secondo me Licata giocherà regolarmente, Nuova Gioiese Vibonese, Rende Cavese e attenzione, questo è l'incontro di cartello, secondo me Torre Cuso Savoia, un'altra trasferta insidiosa per la formazione di Feola. Passiamo al torneo di eccellenza che naturalmente ci riguarda da vicino, perché vi milita il Raffadali del qui presente amico Mimmo Catuara, ma anche la Profavara che seguiamo da vicino di domenica in domenica, vista l'esclusiva che ha la nostra emittente, ma c'è soprattutto il Camarat del nostro amico Renato Maggio, che ha chiuso un 2013 in maniera davvero strepitosa, ieri addirittura una vittoria da squadra proprio cinica, squadra di esperienza, un 2-0 contro l'Alcamo, che è pure una gran bella formazione, con un gol per tempo. Questo Camarat è maturo per fare il passo della Serie D. Ma guarda, come dire, tutte le squadre di Renato Maggio sono mature e possono fare il salto nella Serie D. Io credo che quest'anno possa essere, come dire, l'annata buona. Tra l'altro, come dire, quello che riesce a fare Renato Maggio è la dimostrazione che si può fare calcio a certi livelli e vincere i campionati senza quell'esborso di cifre esorbitanti che ogni tanto si sentono si dire in giro, che per vincere un campionato di eccellenza ci vuole quello che ci vuole. Renato Maggio con poco riesce a fare la squadra. Renato Maggio è un allenatore, come dire, che ha un seguito, che tanti ragazzi credono nel Renato e, come dire, che con Renato danno l'anima e corrono molto, ma molto di più
rispetto a quando potrebbero fare con altri mister. E questo ritorna, come dire, tutto a favore del Renato, a favore di un ambiente che è quello del Camarat, che da diversi anni opera nel nostro campionato di eccellenza e che finalmente può, credo, può sperare di arrivare in Serie D. Il problema è il prossimo anno quella comunità è in grado di reggere una squadra in Serie D? Questo è il problema. A meno che problema. Mago Renato Maggio non riesca. Se tu lo dici a me, se tu questa domanda la fai a me, io ti dico che già noi a Raffadale facciamo molto dei sacrifici oltre ogni possibilità, oltre misura per reggere una squadra in eccellenza. Ti dico, non saremmo nelle condizioni di poter reggere una squadra in Serie D. Io mi auguro che il Camara ti possa trovare le risorse umane ed economiche che il prossimo anno, come innanzitutto, di vincere il campionato, e che il prossimo anno, come dire, possa anche continuare e non fare la fine che stanno facendo alcune squadre siciliane in questi momenti. Io credo, come dire, veramente su questa cosa, e che Renato spero possa vincere con il suo Camarat questo campionato. Io quest'anno, come dire, a differenza dell'anno scorso, che vi erano una serie di squadre agguerrite sull'eccellenza, forse il fatto, cioè, che non vi sia l'Acragas ha un po' allentato la tensione e quindi non c'è quell'interesse. Diciamo. Tra l'altro, come dire, alcune squadre che dovevano dire la propria nel campionato d'eccellenza di quest'anno, mi pare, come dire, che viaggiano nel bassi fondi della classifica. Mazzara, Profumato, cioè, come il Raffadale, cioè, siamo tutti, come dire, vicino all'ospedale, no? Come... per cui, come, io gli auguro veramente a Renato che possa vincere il campionato. Cariotto nel primo tempo, Arnone nella ripresa per un 2-0 meritato, quello del Camarat sull'Alcamo. Vediamo gli highlights. Gentili telespettatori, ben ritrovati allo Stadio dei Salaci di Cammarata per questo big match della prima giornata del campionato, prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza stagione 2013-2014. Di fronte il Camarat di Renato Maggio, capolista del campionato, e la tio dell'arbitro che avviene in questo momento. Il Camarat, squadra di casa, l'Alcamo in pressione, attenzione adesso, ruba palla, perde palla il Camarat in difesa, ne stava approfittando Galluzzo, buona l'uscita di Lardi, di Galluzzo che guadagna palla, il tiro termina abbondantemente fuori dalla porta del... di... attenzione ancora, questa volta la possibilità del tiro, ma termina fuori, ben controllato dai Lardi. In mezzo ancora, attenzione, superiorità numerica dell'Alcamo, attenzione Gambino, entra in area Gambino, il tiro viene ribattuto da Fragapane, calcio, ma fa buona guardia Russello, e ancora il Camarat, il taglio ottimo per Giacalone sulla sinistra, attenzione all'azione del Camarat, il tiro di Giacalone, momento del tiro, Giacalone, il cross, il taglio, fa buona guardia alla difesa dell'Alcamo con Russello, attenzione Margarini, il tiro alto, ancora lui, palla al piede, non c'è fuorigioco stavolta per Gambino, dice l'assistente. Gambino, attenzione, entra in area, mette in mezzo Gambino, colpo di testa! Fischia l'arbitro, parte Cardinale, mette in mezzo, batti e ribatti, attenzione, il tiro, miracolo, ancora Ilardi, tutto regolare, dice l'arbitro. Parte Cardinale, il tiro termina alto, controllato da Ilardi. E l'altro momento, Cardinale, il taglio, attenzione, questa volta, ed è il miracolo di Scruda con le mani. Ancora in mezzo, Di Donato a liberare, ancora su Giacalone, ancora in mezzo, attenzione, il tiro, rete, rete, rete! Il Camarat in vantaggio quando siamo giunti al 30, campione cerca il dialogo con Galluzzo,
ancora Gambino, attenzione Gambino, attenzione il tiro, Ilardi ancora, mette in mezzo, non è fuori gioco, campione, campione, entra in area campione, ottimo l'intervento. A liberare era stato Bonito, attenzione adesso il cross, attenzione Alderuccio, tenta di testa. C'è Alderuccio, 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 il tiro, para Ilardi. In mezzo ancora il tiro, rete, raddoppio Kamarat, proteste veementi dell'Alcamo, vediamo un po'. E comunque Arnone, se non ha toccato nessuno, per questo protestano quelli dell'Alcamo. Cardinale, il tiro alto. Tentativo, questa volta il tiro, batti e ribatti, addirittura Nuccio ferma il tiro del suo compagno, dei due stessi giocatori. Cardinale riprende, attenzione Cardinale, il tiro, para Ilardi. Maltese cerca ancora per campione, attenzione per l'Alcamo, in avanti ancora, libera Bonito. Giacalone, attenzione, Giacalone è lì, tenta il tiro dal limite, termina fuori. Ancora Gambino, Gambino cerca di trovare lo spazio giusto, ma è ancora scrutato lì Bonito. Ancora Arnone, ancora Arnone, entra in area Arnone, attenzione, c'è libero Giacalone, Arnone, e alla fine Rossello è ben posizionato, che prova, attenzione adesso in mezzo, è ancora scrutato il tiro, Cardinale, vediamo un po' Giacalone cosa si inventa, mette in mezzo Nuccio, difesa del Kamarat, Giovanni Licata in mezzo, attenzione il tiro, ancora parato il tiro e c'è la super difesa del Kamarat e finisce qui. Non può assolutamente rimproverare nulla Riccardo Chico ai suoi ragazzi, perché abbiamo visto dagli highlights di Rino Pitanza per noi del Platani, l'Alcamo ha giocato la sua onesta partita, ha avuto un bel po' di occasione a disposizione, ma Kamarat, come dicevamo poco fa, ormai è cinico e spietato, sembra davvero una squadra adattata per vincere questo campionato, e con due gol ha chiuso la partita. Giusto, onesto, come dire, no? Il Kamarat non ha rubato nulla, ha fatto la sua partita, ha vinto, come dire, il risultato è 2-0, poi come dire, non c'è nulla, credo che Richico possa recriminare nulla, ha avuto le sue occasioni, la palla non è entrata, il calcio è questo, come dire, quindi non può che sperare di fare meglio la prossima partita. Anche l'Alcamo ha una buona tradizione, una buona squadra, ci sono dei giocatori validi, però io penso, come dire, quest'anno credo veramente che sia l'anno del Kamarat e l'anno del Renato Maggio, che possa veramente fare quel salto di qualità che il Kamarat e la comunità kamaratese già aspetta da qualche anno, che possa veramente andare in Serie D e rimanerci per tanto tempo. E ricordiamo che due anni fa il Kamarat ha sfiorato l'impresa, ha fatto la finale, sì, nazionale playoff, poi persa in casa, anche se poi ha vinto in trasferta, è stata condannata in virtù del gol doppio in trasferta. Kamarat pronto per la Serie D? Probabile, le condizioni ci sono, anche la piazza è una bella piazza che ha delle infrastrutture, paradossalmente dico rispetto, mi viene sempre in mente l'Aras, rispetto allo stadio Esseneto per esempio ha un impianto di illuminazione, certo. Che l'Esseneto non ha, ha un campo che è in ottime condizioni, che l'Esseneto non ha. Ha una piazza calda come quella di Agrigento, appassionata come quella di Agrigento, le condizioni sembrano esserci tutte. Io guarderei anche un po', ovviamente, l'Alcamo che ha una grande tradizione e il Marsala, però diciamo che non ci dovrebbero essere grosse sorprese, dico, soldi permettendo, perché come dicevamo, certo, poc'anzi, forse l'unico poi, problema è quello. L'iscrizione al campionato di Costa è come dicevamo, la gestione forse è troppo esosa per Kamarat. Vediamo le interviste del dopogara proprio con i due tecnici, Renato Maggio e Riccardo Chico.
Mister Maggio, una cavalcata trionfale, un Alcamo Sprecone, ma un Camarat che non la perdona a nessuno. Ma non la perdona a nessuno. Poi Sprecone, fino a un certo punto l'Alcamo. L'Alcamo ha fatto una gran bella partita. Magari hanno avuto la loro buona occasione e non sono riusciti a metterla dentro. Come noi all'andata abbiamo sciupato qualche altra palla. Penso che fra l'andata e il ritorno le due squadre si sono, che ti posso dire, battute allo stesso livello. In considerazione una cosa, che la mia squadra è una squadretta di giovani che inizialmente era una squadra che si doveva salvare e l'Alcamo era attrezzata per vincere il campionato. A questo punto, visto e considerato che abbiamo incontrato quasi tutte le squadre e buona parte le abbiamo vinte, vuol dire che siamo una buona squadra. Vogliamo, tra virgolette, finirla di parlare di salvezza? No, io non è che ho detto che parlo di salvezza. Io ho una squadra giovane dove il primo obiettivo è non retrocedere. Non retrocedere significa arrivare anche quinti, quarti, terzi. No? Però l'obiettivo era di valorizzare i giovani. Ad oggi ci stiamo riuscendo con i sacrifici miei in campo, dei ragazzi che veramente meritano qualcosa di bello e la dirigenza tutta che non sacrifici miei in campo. Si sono stretti vicino a me un po' di amici e con i sacrifici che stanno facendo sia economici che di persona stanno dando queste belle soddisfazioni a questo meraviglioso pubblico. E se tutti questi sacrifici dovessero portare un qualcosa in più oltre ai playoff, di certo Renato Maggio e il Camarat non si tirano indietro? No, assolutamente, per me come camaratese è motivo di orgoglio portare il Camarat in Serie D, ma non parliamo di Serie D perché è una parola pesante per me, per i ragazzi e per il paese, però penso che se si arriva in Serie D, penso che il paese, il sindaco, è una parola pesante dietro. Okay. Grazie. Mister, che dire dopo una gara del genere del suo Alcamo? Ma niente, c'è solo il rammarico che purtroppo i campionati si vengono anche con un pizzico di fortuna. Si vede che è l'anno del Camarat. Abbiamo fatto nelle ultime 5 partite 4 trasferte e proprio oggi, dove abbiamo fatto la miglior prestazione, abbiamo raccolto niente. Quindi il calcio è fatto di episodi. È un Alcamo, ho detto al suo collega, un po' sprecone contro un Camarat che non la perdona. Ma in questo momento è normale che se sono in testa vuol dire che non rischiano niente e tutto quello che creano realizzano, cose che non abbiamo fatto noi oggi, però la prestazione non posso condannare nessuno, però nel calcio vinci chi mette la palla dentro, oggi noi non l'abbiamo fatto, il Camarat. Purtroppo un 2-0 che può sembrare che ci abbiano preso a pallonate, il mio portiere neanche la doccia si è fatta, però dobbiamo rispettare il responso del campo, c'è solo da leccarci le ferite e cercare di sbagliare il meno possibile, perché sul primo gol, sul fallo laterale, una squadra che ha delle ambizioni non può permettersi questi cali di tensione. Purtroppo il momento è quello che è, non ho niente da rimproverare a me come prestazione, però se vuoi fare il salto di qualità oggi devi fare il risultato. Un Alcamo che non esce ridimensionato, quindi le ambizioni rimangono sempre le stesse. Ma non c'è nessun ridimensionamento, il nostro campionato è alla giornata. Sono in testa squadre che all'inizio non erano preventivate, squadre che dovevano stravincere il campionato sono nei bassi fondi della classifica, quindi ogni domenica uno deve cercare di trarre sempre il massimo. Chiaramente è un campionato strano dove non puoi permetterti di regalare tante occasioni fuori casa, soprattutto quando una squadra come il Camarat, purtroppo avendo 38 punti vuol dire che la realtà è questa, in questo momento il Camarat merita di stare in testa al campionato. Bene, rientriamo in studio, andiamo avanti allo stadio Bruccoleri di Favara, finisce 1-1 la partita tra la Pro Favara contro la Vera, rivelazione del torneo Rocca di Caprileone, dunque alla Pro Favara non riesce l'aggancio al quinto posto, perché se la Pro Favara avesse vinto il quinto posto era lì a portata di mano. Ad inizio ripresa ospiti in vantaggio con Alessandro Giacobbe, il pareggio al 63esimo con una autorrete dello stesso Giacobbe su tiro di Indelicato, il finale è stato un assedio della Pro Favara, ma purtroppo il punteggio non è cambiato. Vediamo le interviste del dopogara. Una Pro Favara che le ha provate tutte, doccia fredda ad inizio ripresa con il gol subito, forse nell'unica azione d'attacco del Rocca di Caprileone, poi c'è stata la veemente reazione della Pro Favara,
raggiunto il pareggio, forse avrebbe meritato anche qualcosa in più. Ma la partita l'avete vista tutti, la Profavara senza dubbio meritava la vittoria, perché nell'unica occasione che il Rocca Capreone è entrato nella nostra area ha fatto gol su un Mischia, tra l'altro una palla innocua che è entrata dentro. Purtroppo oggi li abbiamo provato di tutte le parti, la palla non è voluta innocuare, l'arbitro gli ha messo del suo, non so che cosa. Giulio Gambino per me è stato un ottimo arbitro, per oggi ha lasciato molto a desiderare. I ragazzi non c'è niente da rimproverare, volevano regalare questa vittoria alla società e alla tifoseria, purtroppo è venuto un pareggio così che ci lascia un pochettino di l'amaro in bocca, però da questo momento credo che la squadra sia già a buon livello sul gioco. Oggi ci mancava il gioco, il Grillo, il nostro faro del centrocampo, però diciamo che sostanzialmente la squadra ha giocato bene. Sul gioco oggi 13 da incorniciare per la Profavara, ha vinto il torneo di promozione, è andata nelle semifinali di Coppa Italia, poi anche in eccellenza tutto sommato è lì ad un passo dalla zona playoff. Adesso con il mercato ci sono state operazioni in entrata e anche in uscita, comunque non tutto è perduto. No, sinceramente parlando la Profavara, hai detto bene tu, è in semifinale Coppa Italia, molto probabilmente se facciamo il risultato a Marsala siamo in finale, è un finale regionale, una Profavara che siamo mi pare a 2 punti dai playoff, in sintonia con i programmi della società, quindi è da incorniciare, come hai detto bene. È un Rocca comunque che ha dimostrato di non essere lì per caso al quinto posto. No, è un Rocca, una bella squadra, giocatori importanti, Cracco in Ferranporte che ha fatto oggi gli straordinari, non so come ha fatto a prendere questa palla a Cordero nell'ultimo minuto, però è una squadra che merita di stare là. Niente vacanze, domenica prossima c'è il fatto a prendere questa palla a Cordero di Filippo Lentini. Sì, riprenderemo il 27 mattina e poi facciamo questo memorial che vogliamo dedicare a un nome importante per la città di Favara, per la provincia e per la regione Sicilia. Contro l'Acragas. Naturalmente memorial che vogliamo dedicare è la squadra principe della provincia e per noi è un onore. Mister Bongiovanni, punto d'oro della sua squadra qui a Favara, è quinto posto salvo. Ma non tanto, non è che ci interessava tanto il quinto posto, il nostro obiettivo è la salvezza, però obiettivamente venire a pareggiare contro questa squadra che ritengo tra le migliori di questo torneo per noi è un motivo di orgoglio, ci dà tanta autostima e ci fa proseguire il nostro campionato per l'obiettivo che è quello della salvezza. È stato un 2013 indelebile per la storia calcistica del Rocca di Caprileone, lei è arrivato a luglio, però ha sposato in pieno per il progetto di questa società ben organizzata e ben attrezzata. Ma noi siamo una squadra giovane fatta da tutta gente locale, diciamo, dell'Interland Nebroideo. Non abbiamo grandi possibilità economiche, però abbiamo una società che ha grande entusiasmo, che ha voglia di far bene e diciamo che fino adesso c'è stata la promozione in eccellenza e poi c'è stato questo girone d'andata con la prima partita di ritorno a grandi livelli, quindi siamo contenti, ma soprattutto perché oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra e vi garantisco che uscire indenni con il Favara di adesso sarà difficile per tutti. Il Rocca punta sempre alla salvezza, come ha detto lei poco fa, o può spingersi oltre? Le credenziali ce li ha? Ma il nostro obiettivo è la salvezza. Ritengo che ci siano delle squadre, a Marsala, che abbiano più di noi, hanno delle potenzialità maggiori alla nostra. Quindi per ora ci godiamo questa posizione di classifica, ci avviciniamo ancora di più alla salvezza, però ripeto, il nostro obiettivo principale è quello e poi tutto quello che viene sarà di questione di classifica. Vince questo campionato, non so che è successo. Il Camarat ha vinto con l'Alca. Io ho sempre, ma da molte settimane che dico che Camarat penso che possa arrivare fino alla fine, perché ormai diventano risultati importanti, consecutivi, battono le prime, quindi credo che sia la favorita principale, perché le squadre più forti forse stanno dietro, sono Profavara, Marsala, però recuperare 13-14 punti è impossibile, quindi ritengo che tra Camarat e Leon Fortese alla fine saranno due sorprese, ma una di loro vincerà questo torneo.
Mister Romano, il 2013 non si chiude con una vittoria, però nulla da rimproverare ai suoi ragazzi per la prova di oggi. Fino all'ultimo secondo ci hanno creduto, ma sulla loro strada c'è stato anche il portiere in Ferrera e forse qualche indecisione arbitrale. Sì, nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato l'anima in campo facendo sempre la partita, andando anche sotto su una palla inattiva, forse sull'unica occasione che si sono creati loro su palla inattiva, poi abbiamo fatto sempre una partita, abbiamo creato tantissime, anche oggi tantissime uniche azioni, tra il portiere qualche decisione arbitrale contro che oggi è scaturito questo risultato, che non è un risultato assolutamente da buttare, ma è un buon risultato perché abbiamo incontrato anche una buona squadra. La zona playoff rimane a portata di mano, il punto di oggi non pregiudica nulla nel vostro cammino? No, assolutissimamente. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, stiamo crescendo da qualche settimana. Adesso la sosta ci ritempererà un poco per quanto riguarda le energie sia fisiche che mentali. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e cosa dobbiamo fare. Stiamo crescendo, ripeto ancora una volta, l'importante è continuare su questa strada. A Profavara 22 punti in classifica, e di questi 22 punti 18 li ha raccolti nelle ultime 9 gare, significa qualcosa? Sì, quello che ho detto prima, che stiamo crescendo, stiamo dando un'identità al nostro gioco, alla nostra organizzazione, stiamo facendo anche compattezza di squadra, di gruppo, e questo è molto importante per gli obiettivi prefissati. C'è la sosta natalizia, ma per Pippo Romano non rallenta la presa sui propri atleti, come si organizzerà? Beh, è chiaro che diamo i giusti giorni ai ragazzi per quello che hanno speso in questo periodo. Poi riprenderemo il 27, faremo allenamento fino al 30 e poi lascerò una spesa in questo periodo, l'1 e il 2, poi riprenderemo il 2, il 31 e 1 e poi riprenderemo il 2 per la gara che affronteremo contro la Parmonval e successivamente in Coppa giorno 8 con il Marsala. Buone feste, mister. Grazie, auguri a tutti voi, buon Natale. Bene, rientriamo in studio velocemente, Mimmo, perché abbiamo ancora un altro servizio sull'eccellenza. Il tempo trascorre. Profavara, vera delusione di queste prime 16 giornate nel torneo di eccellenza, nonostante i grandi nomi. Ma guarda, questa è la dimostrazione che sul campo poi bisogna esserci, non ci va solo il nome, poi ci va pure il giocatore, come dire, e che il tempo possibilmente ha scalfito quelle che sono le sue potenzialità. Sulla carta il Profavara quest'anno era la squadra più attrezzata per poter vincere il campionato, però poi in questa prima parte si è, come dire, quella squadra non è stata all'altezza della situazione, come tante altre squadre, come dire, si trovano. Anche il Mazzara è partita con grossa ambizione ed è negli ultimi posti. Noi avevamo un obiettivo, quello della salvezza, e come dire, non l'abbiamo nemmeno centrato, perché siamo usciti ora dalla fase, come dire, dalla retrocessione diretta e siamo là in piena zona play-out. E allora io spero, come dire, che alla fine le agrigentine riusciamo, con un colpo d'orgoglio di Reni, a venirne fuori, a salvarci tutti e a sperare bene per il prossimo anno. Questa è la dimostrazione, come dire, che nel calcio può succedere di tutto. Bisogna non rincorrere i soliti nomi noti che possibilmente sono già logori, hanno dato tantissimo, hanno fatto tanti anni bene, ma che, come dire, purtroppo nel calcio bisogna, come dire, poi quando il fisico non regge, bisogna mettere un punto e andare avanti. Il Serra di Falco torna a vincere contro un buon San Sebastiano e solo al 96esimo il Marsala riesce ad avere la meglio su un volenteroso Gemini. 3-2 il risultato finale, vediamo. Anticipato il portiere, regolare l'azione del Marsala, il miracolo, e poi arriva la rete. Il Marsala dopo pochi minuti perviene al vantaggio.
ma il Marsala riconquista un ottimo pallone, si catapulta nei pressi del portiere avversario, ancora Erbini e il suo pallone termina in rete. Il tentativo del difensore e mentre corre il nono minuto del primo tempo arriva il raddoppio per lo Sport Club Marsala 1912. Ancora il Gemini con Cricchio, poi Rappa si libera di un avversario, il suo cross al centro e arriva la rete che riapre l'incontro. Il Gemini accorcia le distanze. Rappa per... e arriva il calcio di rigore al Lino Lombardagotta e anche il cartellino giallo per Bonino, che nel tentativo di allontanare la sfera non ha trovato il pallone. Rappa lunga la sua rincorsa, il tiro e arriva la rete al Nino Lombardo Angotta mentre corre il 48esimo del primo tempo. Arriva il 2-2 ad opera di Rappa su tiro dagli 11 metri. Il tiro e il pallone che sembrava terminare in rete. Manca poco meno di mezz'ora al termine dell'incontro. Nuovo calcio d'angolo affidato sempre a Guastella, il suo pallone al centro, incredibile il colpo di testa, salva Ilario. Azzurri che ci provano sulla sinistra, Convitto potrebbe crossare, termina a terra, guadagna un calcio di punizione. Adesso il Marsala tutto all'interno dell'area di rigore avversaria, che arriva, pallone al centro, il colpo di testa, il miracolo di Traina e il gol del Marsala, incredibile, 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 il Marsala segna il 3-2, esplode la gioia al Nino Lombardo Angotta, 3-2. Ce l'abbiamo fatta, una partita un attimino brutta. Nino Lombardo Angotta, abbiamo fatto bene all'inizio, potevamo fare benissimo anche il 3-0, poi ci siamo, non so cosa succede nella partita, capita sempre questi 15 minuti un attimino che andiamo in difficoltà, prendiamo due gol. A mio avviso l'arbitro oggi è stato, non voglio parlare male, ma purtroppo lo devo dire, perché non stanno valutando quello che succede realmente in campo con due misure diverse, cioè a dire, c'è l'espulsione su Dinolfo con la punizione al limite e non lo dà, c'è l'ammonizione giustamente di Bonino, perché io dico l'uno e l'altro e invece lo buttano fuori, quindi siamo penalizzati di questo. Comunque pazienza, ce l'abbiamo fatta, grande carattere della squadra, perché alla fine non era facile, si poteva anche perdere questa partita. Un pizzico di fortuna, abbiamo vinto e siamo contenti. È difficile commentare questa gara per come è andata. Il rammarico rimane perché nel momento in cui Marsala è rimasto in 10, noi che ci ho provato a vincere la gara abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, di cui una è stato fatto un miracolo Ilario. Poi alla fine, arrivati a quel punto, siamo stati un pochettino leggeri, perché al 95esimo abbondante fare un fallo del genere in quell'occasione è da polle. Una gara molto, molto complicata, perché venivamo da due gol fatti in maniera repentina, poi ci siamo abbassati come altre volte ci è capitato quest'anno. Io sono entrato nel secondo tempo, penso di aver fatto bene, perché comunque vengo da un periodo, come voi sapete, un po' particolare, però l'importante oggi era vincere e abbiamo vinto e così va bene. Dunque è già la seconda partita che il Gemini in terra trapanese perde in zona Cesarini a Mazara e ieri addirittura al 96esimo a Marsala. Il Raffalari vince la sfida salvezza contro la Folgore con le reti di Romeo e De Luca. È un Raffalari rigenerato, la remontada, come l'abbiamo definita qui da questa emittente, è in corso, è iniziata ormai da qualche mese. Ma guarda, è iniziata proprio da questa settimana, anche perché la settimana passata, come dite, dovevamo vincere con lo Gemini, ma come è stata una partita stregata, non siamo riusciti a segnare. Io credo, come dire, che questo nuovo corso, con questi nove innesti, tutte quelle le uscite e le nuove entrate, è una squadra completamente diversa, molto più assestata, molto più equilibrata, e credo, come dire, che in questo girone di ritorno riusciremo a fare bene, come dire, a fare dei punti che ci permetteranno
salvarci. Già il positivo è quello che siamo usciti dalla zona recessione diretta, siamo un'ora, ci troviamo nei playout, speriamo, come dire, di mettere in fila una serie di risultati positivi che ci permettano di collocarci in una fascia dove ci possiamo salvare direttamente. Io credo che c'è un buon tecnico, c'è un ambiente e carico, i giocatori ci credono, alla fine riusciremo, credo, a fare bene. E conoscendo la storia calcistica del Raffadali, c'è sicuramente fiducia anche nell'ambiente. Il Raffadali ha abituato anche i suoi tifosi a queste imprese miracolose. Vediamo i risultati della prima di ritorno: Camarat Alcamo 2-0, Leonfortese Atletico Campofranco, questa gara si è giocata sabato, 1-0, Raffadali Folgore 2-0, Mazara Parmonmal 0-1. Dunque il Mazara ritorna a perdere e lo fa contro una Parmonmal che ormai è una vera realtà pure di questo torneo, visto che ha vinto diverse partite in trasferta la formazione di Corrado Mutolo. Profavara, Rocca di Capri Leone 1-1, Serra di Falco San Sebastiano 3-1, Marsala Gemini 3-2 e il Riviera Marmi è tornato al successo contro la San Cataldese 2-1. La classifica: Camarat 38, Leonfortese 34, Serra di Falco e Alcamo 30, Rocca di Capri Leone 24, poi Marsala, Riviera Marmi, Parmonmal 23 con il Marsala che deve recuperare una gara, Profavara 22, Campofranco 21, Mazara 18, San Cataldese 15, Gemini e Raffadali 13, San Sebastiano e Folgore 9 con la formazione di Calascibetta che deve recuperare una gara. Dunque Raffadali lontano 4 punti dall'ultima posizione, che significherebbe retrocessione diretta, e già questo è un bel passo verso la salvezza. Prossimo turno: Atletico Campofranco Camarat, dunque il 5 gennaio c'è questa partitissima, poi San Cataldese Leonfortese, Alcamo Mazzare, anche un derby interessante, Parmonmal Profavara, Rocca di Capri Leone Raffadali, trasferta lunga e insidiosa per il Raffadali contro quella che io riterrei davvero la rivelazione di questo torneo, San Sebastiano Riviera Marmi e San Giovanni Gemini Serra di Falco. Merita pure attenzione, come merita attenzione l'altro derby trapanese, Folgore Marsala. Forse qui la Folgore si gioca davvero l'ultima possibilità per poter rientrare in una salvezza insperata. Tra poco parleremo dell'impegno del Raffadali nella domanda finale. Andiamo in promozione: Ribera ha osservato il turno di riposo, ma il Mussomeli incappa in un'altra sconfitta nel derby contro l'Atletico Gela e la vetta rimane a meno 8. La Libertas in scioltezza piega il Real Biscari in rimonta sotto ad una rete nel primo tempo. Nella ripresa arrivano i gol di Stefano Piazza, Kozma e Russo che permettono alla Libertas di avvicinarsi al secondo posto. Si rilancia in chiave playoff anche il Canicattì grazie al rigore trasformato da Emiliano Bellavia sull'Accademia Empedoclina. Lo Sciacca fa su il derby contro l'Aragona sempre su rigore trasformato da Agate all'88esimo. Buon pari esterno dello Sporting Racalmuto sul campo del Comiso, in vantaggio con Capraro al 50esimo. I ragusani hanno trovato il pari al 70esimo con Mascara in un risultato giusto. Vediamoli i risultati del torneo di promozione, anche qui prima di ritorno: Aquila San Michelese Jobbing 2-2, Atletico Gela Mussomeli 3-1, Canicattì Accademia Empedoclina 1-0, Comiso Sporting Racalmuto 1-1, Libertas Real Biscari 3-1, Sciacca Aragona 1-0, hanno riposato USA Sport e Ribera. La classifica, e poi la commentiamo con Catuara che conosce bene questo torneo di promozione: Ribera 35, Mussomeli 27, Libertas 25, Canicattì 23, Comiso 22, Sporting Racalmuto 20. Cosa ti dice questa classifica, Mimmo? Guarda, come dire, mi pare che non ci sia storia. Il Ribera non ha rivale in questo torneo. Il Ribera. Ribera non ci doveva stare, però hanno fatto l'esperienza della D. E poi, come dire, hanno capito, ritorniamo, è tutta una catena. È tutta una catena e ritorniamo nuovamente là.
hanno capito di non poter reggere quell'impegno economico perché è gravoso e si sono messi d'accordo con, hanno preso, mi pare, hanno rilevato il titolo del Cianciana, dove tra l'altro il mio amico presidente Paturzo ha avuto delle difficoltà perché era solo e non riusciva a reggere un campionato, anche se modesto, ma con dei costi elevati per una comunità. Servono 50.000 euro per una promozione. Per salvarsi, insomma, almeno ci almeno, vuole. Almeno. Per fare una squadra dignitosa, tra iscrizione, materiale tecnico, e allenatore, quant'altro già finirò 50.000 euro. Sì. E hanno raggiunto questa intesa e quindi hanno preso, hanno rilevato il titolo del Cianciana e sono in promozione. Si sta facendo un ottimo campionato, cioè, come dire, hanno capito, sono ritornati con i piedi per terra e hanno capito, come dire, che bisogna, cioè, le idee devono avere le gambe per camminare. Allora, queste realtà possiamo solo aspirare, per noi, come dire, l'eccellenza è la Coppa dei Campioni, per cui dobbiamo essere realisti con i piedi per terra e capire che ci dobbiamo accontentare di questo, anche perché, come dire, non è che gli stadi sono pieni di persone, no. Gli stadi, la domenica, come dire, sono delle partite per addetti ai lavori. Esatto, per gli appassionati, piove, per i malati di calcio. Per i malati di calcio, io lo vedo su Raffadale, o piove, o nevica, o gioca la Juventus, o l'Inter, o il Milan, sì. Ci sono sempre le solite persone. Stesso dicasi di altre piazze. In tutte le altre piazze sarà così, lasciamo, Agrigento è una cosa a parte, però alla fine, come dire, la realtà è questa, bisogna prendere atto, per cui se è una cosa per malati, per appassionati, benestare, eccellenza, la promozione, anche la prima categoria, e ci accontentiamo di questo, tanto certo. Per dare la possibilità, uno sfogo sociale di tanti ragazzi che ci sono nei vari comuni, e dire anch'io ci sono, ma a livello dilettantistico, giocando per pura passione, per i colori della propria squadra, del proprio paese, del proprio campanile, e quindi ritornare veramente a quelle che erano i valori del calcio dilettantistico di una volta. Ritorniamo sulla classifica, allora Sporting Racalmuto, dicevamo 20 è al sesto posto, poi Sciacca ed Empedoclina 17, Aragona 16, USA Sport 15, Atletico Gela 14, Jobbing 13, Real Biscari 8, Aquila San Michelese 7, anche qui si riprende il 5 gennaio con le seguenti gare: Ribera, Atletico Gela, Jobbing, Canicattì, Mussomeli, Comiso, Real Biscari, Sciacca, Sporting Racalmuto, Aquila San Michelese e USA Sport Libertas. In prima categoria non conosce ostacoli la capolista Castel Termini, che supera con un poker di reti il Bivona, doppietta di Spinello, Baccaro e Palumbo, e la formazione di Mauro Miccichè vola a più 5 sul Prizzi con una gara da recuperare. Dunque Castel Termini può fare il vuoto. Altro passo falso del Cattolica Eraclea, che si è fatto superare in casa dal Milocca Milena, rete di Cane al decimo. In casa Cattolica è ormai crisi di risultati, per il Milena di Valenza si riaccende qualche flebile speranza di poter raggiungere ancora i playoff, come anche per il Città di Agrigento, che finalmente sabato scorso in anticipo ad Aragona ha piegato il Ciminna con due reti. Vediamo i risultati della 14ª giornata: Casteltermini Virtus Bivona 4-0, Cattolica Milocca 0-1, Città di Agrigento Cimina 2-0, e questo è un risultato sorprendente: il Siculiana ha perso a Caccamo 2-1, ma è un Caccamo rivitalizzato perché col mercato è corso ai ripari. Prizzi Alpatros 3-0, Real Unione Città di Giuliana è stata sospesa al 95esimo, pare che l'arbitro ha fischiato rigore al Real Unione e ha ritenuto qui di sospendere la partita perché non c'erano più in campo il capitano e vice capitano del Città di Giuliana. Ma non aggiungiamo altro, non eravamo presenti, questo è quanto letto dalle cronache, vedremo cosa deciderà il giudice sportivo, può darsi che è successo qualche altra cosa, attenzione. Rocca Palumba Atletico Corleone 2-3, classifica Casteltermini 32, Prizzi 27, Cattolica Siculiana 26, Corleone 20, Real Unione, Rocca Palumba e Milocca 18, Città di Agrigento 17, Ciminna 15, Albatros 14, Caccamo 11, Bivona e Giuliana 8 punti. E poi naturalmente c'è anche qui, si riprende il 5 gennaio. In seconda categoria si giocava la 10ª giornata,
Atletico Raffalali Ravanusa 2-4, Castronovo Polisportiva Palma 2-1, Comunità Frontiera Chiaramontana 1-0, Nuova Campobello Atletico Aragona 3-2, Nuova Villaseta Gymnasium 3-0. Qui ha riposato lo Sporting Nizza, in classifica è al comando la formazione di Pietra Persia, la Comunità Frontiera con 21, Ravanusa 19, Sporting Nizza 18, Castronovo Atletico Raffalali 16, Chiaramontana Atletico Aragona 12, Polisportiva Palma 11, Villaseta 10, Nuova Campobello 5 e Gymnasium 0 punti. Anche qui si riprende il 5 gennaio. Basket, partita sicuramente sconsigliata ai deboli di cuore come quella di ieri sera al Pala Moncada, dove la Fortitudo Moncada Grigente è tornata a vincere davanti al suo pubblico contro Omegna con il punteggio di 91-90. A decidere la vittoria ad un solo punto è stata una bomba da tre di Vincenzo Di Viccaro, il cecchino di Anzio, che a pochissimi secondi dalla fine è riuscito a centrare il canestro. Sì, eccezionale, eccezionale. Ieri sono crollati gli spalti quasi, cioè, al Pala Moncada, cioè nel giro e anche le coronarie. E anche le coronarie, nel giro di un secondo praticamente si è catapultato il risultato e ha vinto la Fortitudo contro Omegna. Quindi è eccezionale, una Fortitudo che ricordiamo era partita non decisamente bene, ma che adesso si ritrova seconda lì dietro la capolista, quindi la squadra di Ciani è da considerarsi una bella squadra, una bella realtà. Ovviamente i giocatori che ha sono importanti, in primis per quanto mi riguarda Piazza, ma anche il nuovo acquisto californiano sta facendo bene, quindi insomma una Fortitudo che si unisce alle altre agrigentine della pallavolo e dell'Agras Volley e dell'Agras Calcio che stanno facendo bene. Quindi Fortitudo eccezionale, e io lì faccio un invito a tutti i tifosi e tutti i tifosi agrigentini a sostenere ulteriormente la Fortitudo con più presenze lì al Pala Moncada. E lo stesso Moncada ha lasciato prezzi popolari per l'ingresso, addirittura al secondo tempo si rientra gratuitamente, quindi si vede un basket ad alti livelli, perché certo. Non andare? Andiamo a vedere la Fortitudo Agrigento. In C nazionale l'Empedo che non riesce a superare il Mazzara, la squadra empedoclina in questa stagione non ha ancora vinto davanti il pubblico di casa, le uniche due vittorie infatti sono arrivate in trasferta. Il Mazzara si impone 69-46. In C regionale studentesca Licata Valanga sulla malcapitata Mia Messina, troppo netto il divario tra le due squadre, 86-38 il punteggio sugli scudi Valanga con 26 punti, Milazzo qui guida commenti, studentesca e FP Messina 18 punti. E parlava poco fa Roger dell'Acragas Volley, Natale con i fiocchi per questa formazione che ha battuto la capolista pallavolo Marsala 3-7-1. È stata un'Acragas Volley perfetta in ogni fondamentale ed ha meritato l'intera posta in palio. Bene, per quanto riguarda i risultati abbiamo finito, un'ultima domanda a ciascuno degli ospiti. Allora Roger, l'Acragas il 29 in campo, c'è il memorial, il ricordo di Filippo Lentini contro la Profavara, ma poi il 5 si fa nuovamente sul serio e arriva questo Pomigliano. Potrebbe essere un turno da sfruttare perché, come abbiamo visto, il Savoia è impegnato a Torre Cusa. Esatto, magari il Torre Cusa può riuscire a fare lo stesso scherzetto che ha fatto con noi. Certo è che l'Agras non può perdere in casa, sicuramente farà un'ottima partita. Oggi il segreto per quanto mi riguarda è quello di vincere sempre le partite in casa per arrivare fino alla fine. Il Pomigliano lo ritroviamo rafforzato con 9 innesti, tra cui l'attaccante Esposito, però è un Agras che non deve avere paura di nessuno, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni e face to face tra allenatore e giornalisti in cui si è detto noi puntiamo senza se senza ma alla Lega Pro, e quindi non c'è Pomigliano che tenga. L'Agras deve andare a vincere e sbaragliare il Pomigliano vincendo, quindi speriamo che rotti gli indugi, vada bene, assolutamente proseguiamo avanti, e un in bocca al lupo a tutte le agrigentine e tutte le agrigentine che militano anche nelle serie inferiori.
il Raffadali, come dicevamo poc'anzi, sta risalendo la china. A me sinceramente faceva impressione vedere quel Raffadali ultimo in classifica, l'anno scorso riusciva addirittura a battere l'Agras, quindi forza avanti con le Agrigentine, anche con San Giovanni Gemini e magari anche un Camerata in Serie D. Mimmo, da un po' di noia alla ripresa dalla sosta natalizia affrontare questa lunga trasferta, voi siete nella trasferta più lunga, ce la togliamo. Serve anche per passare una giornata assieme, come dire. Però c'è da dire, il mister avrà queste due settimane di tempo per preparare meglio la squadra, e c'è qualche infortunato e quindi potrebbe rientrare. Io credo, come dire, che è partita la ruota al contrario, risaleremo la crina, come dire, tu hai detto bene poc'anzi, Roger, l'anno scorso siamo stati l'unica squadra che ha battuto l'Acragas in casa. E questa cosa l'abbiamo pagata quest'anno, sai? Però ci siamo divertiti un po', l'anno scorso abbiamo un po' strafatto, quest'anno abbiamo un po' ridimensionato quello che era il budget per la squadra, però nonostante questo io credo, come dire, abbiamo salvato il titolo, abbiamo scritto la squadra, siamo in eccellenza, siamo partiti in un determinato modo, come siamo stati anche sfortunati perché due o tre giocatori che si era portato dietro il mister e poi alla fine hanno avuto degli infortuni e quindi non sono riusciti a inserirsi nella rosa. Ora con l'apertura delle liste abbiamo cambiato alcune pedine, abbiamo preso alcuni giocatori, gente di livello, gente di categoria, uno per tutti, Iannello, Romeo, e questo De Luca, cioè c'è tutta gente, come dire, che può dare tantissimo e che sicuramente faremo la nostra parte non tirandoci indietro, cercando, come dire, di partita dopo partita di risalire la crina. E io ci credo tantissimo, perché lo dicevo prima, il girone di ritorno è un campionato diverso rispetto a quello del girone d'andata. Bene, bocca al lupo a Raffadali di Mimmo Catuara. Finisce qui Zona Sport per quanto riguarda l'anno 2013. Da parte mia a tutti voi sinceri auguri di Buon Natale, felice anno nuovo. Ci ritroveremo qui il 2014 alla ripresa dei campionati. Grazie a Mimmo Catuara, grazie al collega giornalista Roger Fiorentino. Grazie a voi, ma prima devo dire che siete veramente eccellenti per i numeri che riuscite a dare. Grazie. E per la trasmissione di livello che riuscite a garantire a tutti gli sportivi agricoli. Grazie, da te davvero un complimento che mi sprona tanto per andare avanti. Grazie a tutti coloro i quali mi hanno collaborato, Alfio Crimi, Massimo Mattina, Sergio Rizzo e coloro che hanno collaborato in esterna. Ci rivediamo dunque il 2014. A tutti voi buone feste, buon anno.